Mister Zavettieri, ecco, dopo il buon punto a Caserta, con tanto rammarico, l'abbiamo detto subito dopo la partita, adesso c'è questo Martina Franca, questa gara da vincere a tutti i costi. Sì, credo che siamo consapevoli che è il risultato che dobbiamo cercare con tutte le nostre forze. E per noi in questo momento è uno scontro salvezza, tre punti importantissimi e dobbiamo fare veramente di tutto per ottenere tre punti. Ecco, una volta guadagnato questo punto importante si è visto soprattutto il miglioramento della squadra basato su una difesa robusta e sul diciamo, ritorno di Russo in porta che ha fatto la differenza. A parte questo, che cosa bisogna, su cosa bisogna lavorare per mantenere questo andamento? Beh, l'auspicio è quello che tanti giocatori crescono velocemente di condizione, acquisiscono più minuti sulle gambe e che soprattutto finalmente abbiamo quella continuità che ci deve permettere di evitare quei cali di attenzione, quei momenti difficili della partita che purtroppo stanno capitando spesso. E secondo me queste sono le due chiavi importanti, oltre che quello di avere la consapevolezza di dover lottare su ogni pallone, perché adesso veramente i punti sono fondamentali, non possiamo più sbagliare. Perché dobbiamo cercare di ottenere la salvezza più velocemente possibile. Ecco, per sabato sera, per domani sera non ci saranno Boto e Cancelotti per squalifica, dall'altra parte non ci sarà Baclé, forse l'uomo più rappresentativo in attacco di questo Martina Franca, ma le condizioni, ecco, degli altri quali sono? Degli altri si riferisce ai nostri? Sì, ai nostri. Sì. Dobbiamo valutare le condizioni di Favasulli, che non si è mai allenato durante la settimana, oggi spero di poterlo vedere. E dobbiamo valutare le condizioni di Carrillo, che comunque dovrebbe essere convocato. E, diciamo, gli altri bene o male stanno tutti bene, e quindi al di là di questo, quello che ci interessa veramente è entrare in campo con la testa giusta, la mentalità giusta, la cattiveria giusta per prendere tre punti che per noi sono vitali. Non bisogna tralasciare un punto fondamentale diciamo, per quanto riguarda la partita di Caserta, il derby dell'amicizia, ossia la presenza massiccia dei tifosi giunti da Castellammare. Ecco, quale messaggio vuole lanciare ai tifosi in vista della partita di domani contro il Martina Franca, perché possono dare un contributo in chiave salvezza? Ma sicuramente, l'ho sempre detto, i tifosi sono fondamentali. E quindi sicuramente io credo che loro sono più dentro e più consapevoli di noi sull'importanza della partita, sul fatto che la Juve Stabia deve assolutamente salvare la stagione, salvare la categoria. Quindi credo che il pubblico di Castellammare sia molto maturo per capire il momento, e quindi ecco, l'auspicio è che siano numerosi in casa domani sera per dare una spinta in più a questi ragazzi, che sicuramente con il loro apporto magari possono tentare di osare un po' di più, di essere più spregiudicati, di fare quella giocata in più che la presenza del pubblico ti deve dare. Ecco, il Martina Franca viene dal pareggio da Camporisco, l'ultimo secondo, possiamo dire, con il Monopoli. Ecco, fra dei 13 punti, 3 li ha conquistati proprio contro la Juve Stabia nella gara che poi ha determinato l'esonero di Ciullo. C'è questa voglia anche da parte proprio dell'ambiente della Juve Stabia di vendicare un po' questa sconfitta che appunto ha determinato anche il cambio tecnico? Sì, diciamo che al di là di questo c'è la volontà ferma di ottenere 3 punti in uno scontro diretto, 3 punti di vitale importanza. Quindi, a prescindere dalla situazione del Martina, per noi è importante guardare dentro noi stessi, e sia gli 11 che giocheranno e i 3 che entreranno dopo, che ripeto sempre sono fondamentali, come sono stati domenica a Caserta, dovranno veramente dare di tutto e anche di più per far sì che riprendiamo la corsa spedita verso la salvezza con più continuità, più determinazione, più voglia, più fame, ed è quello che mi aspetto domani sera.
Ecco, il presidente attuale del Martina Franca, possiamo dire attuale perché c'è stata una sorta di turbini di presidenti, di allenatori che diciamo, ecco, in questo momento hanno attraversato Martina Franca, diciamo, in un certo senso, ha detto dopo la partita con la Paganese: io oramai sono consapevole che questo Martina Franca dovrà fare i play-out, non si potrà salvare direttamente. Ecco, questo fatto qua, secondo lei è come buttare le mani avanti e quindi poi bisogna tenere comunque occhio a questo Martina, o effettivamente il Martina Franca non è una squadra che può salvarsi direttamente? Io penso a noi, penso a quanto sono importanti i tre punti per noi. Io credo che non ci siano squadre che entrino in campo convinti di essere battuti, quindi presumo che il Martina Franca verrà qui per cercare di vincere la partita. Però a prescindere da questo, noi dobbiamo essere bravi, intelligenti a capire le difficoltà di una partita che può solo portarci, come dire, delle cose negative, però confido nella maturità dei ragazzi, nella loro voglia, nella loro determinazione, e sono convinto che insieme al pubblico possiamo disputare una grande partita. La gara sarà abitata da Rinaldi di Tivoli, con un arbitro che ricorda, ecco, l'ultima vittoria in casa, la Juventus proprio con il Catania. Ecco, questo potrebbe essere una cabala, diciamo, che potrebbe portare un po' di fortuna alla Juventus, perché la fortuna è vero, aiuta gli audaci, però ultimamente la Juventus ha avuto un po' gli occhi bendati. Ma speriamo che, come dire, si possa dare continuità e fare il bis con la presenza dell'arbitro. Però a prescindere, veramente mi aspetto una grande partita da parte nostra, perché dobbiamo ritrovare quell'autostima, quell'entusiasmo che ci aveva accompagnato fino alla partita di Benevento, e quindi sono convinto che con la crescita della condizione, con qualche vittoria, questa squadra possa disputare un finale di campionato importante.